Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Sinergia fra più attori per aiutare gli studenti con maggiori difficoltà nell'apprendimento. È questo il fondamento del progetto Extra Scuola per l'anno scolastico 2019-2020, realizzato e gestito dall'Istituto Salesiano di Sondrio. Si tratta di offrire assistenza continuativa e personalizzata, al di fuori della scuola, a chi ha bisogno, uno spazio per stare insieme ed essere accompagnati nello studio e nello svolgimento dei compiti, ma anche un'occasione di crescita e un momento per creare buone relazioni. Il servizio, rivolto a ragazzi e ragazze dalla prima alla terza media, sarà disponibile da ottobre a maggio per 3 giorni a settimana, dalle 14.30 alle 16.30. Vive sull'apporto di numerosi volontari che vengono da Sondrio, dai paesi vicini, con le più diverse storie. I volontari mettono a disposizione il loro tempo, la loro professionalità, la loro passione di poter aiutare questi ragazzi. Arrivano da diverse realtà i volontari che si mettono in gioco e offrono il loro aiuto. Ragazzi della scuola superiore nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, laureati in cerca di lavoro, insegnanti in pensione, casalinghe, mamme. Un progetto che si basa su una rete molto importante: i Salesiani, l'Ufficio Scolastico Territoriale, il Comune, la Fondazione Pro Valtellina, la Fondazione Clerici di Milano, la Parrocchia Santi Gervasio e Protasio, la PGS San Rocco, il reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale di Sondrio. Una rete importante perché ci rendiamo conto che è fondamentale dare un ambiente a 360 gradi con delle competenze che come Istituto Salesiano non potremmo avere. Extra Scuola e l'Istituto Salesiano sono dei partner, sono partner di una rete più ampia che è quella del progetto Segni Positivi Crescono, che si occupa di welfare di comunità e di dare un aiuto, diciamo, alle famiglie, come dire, che vivono una condizione, si dice, di vulnerabilità, di difficoltà, di fatica. Le attività, coordinate da Don Luca Castelli e Elisa Compagnoni, si svolgeranno presso l'Istituto Pio XII di Sondrio. Il nostro scopo è proprio quello di cercare non solo di aiutare i ragazzi nello svolgimento dei compiti, ma proprio di aiutarli nel loro cammino di crescita personale, di superare un po' delle difficoltà che non sono solo dal punto di vista scolastico, ma soprattutto dal punto di vista sociale. Un ruolo fondamentale in questa iniziativa spetta Fondazione Pro Valtellina, che offre un contributo di 15.000 euro. Questa è un'iniziativa sicuramente di spessore, abbiamo voluto dare una mano insieme con la Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, con la quale abbiamo un rapporto da più di 10 anni, quindi ci fa piacere aver fatto questo. Abbiamo sostenuto il 75% del costo del progetto, che è pari a 20.000 euro, quindi con un contributo di 15.000 euro.